Ci arriveremo. Dal suo punto di osservazione, cosa chiede la politica alla mafia e cosa chiede la mafia alla politica? Guardi, forse questa domanda è superata, nel senso che negli ultimi anni la mafia è molto più arrogante, in certe parti si è sostituita alla politica, cioè mette i propri candidati. Una volta erano i mafiosi che andavano a casa del politico a chiedere il posto per la vedova del figlio ucciso, il rinvio del militare. Oggi sono i politici, i candidati che vanno dai mafiosi a chiedere pacchetti di voti in cambio di appalti o in cambio di altri benefici. Il rapporto è cambiato. Perché? Perché il politico sul territorio è presente solo pochi mesi prima delle elezioni. E il capomafia è presente 365 giorni sul territorio, quindi dà risposte drogate, sbagliate, clientelari, ma dà risposte. La politica è assente, la politica non dà risposte.